Ciao a tutti ragazzi, io sono Bubazzone, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con l'ultimo video dove parliamo della fase a gironi di Champions League. Infatti ieri è proprio terminata la fase a gironi, poi la seconda settimana di febbraio mi sembra cominceranno anche le fasi eliminazioni, quindi gli ottavi, i quarti eccetera eccetera, anche se passerà comunque tantissimo tempo. Poi ci sarà in mezzo anche la pausa mondiale, quindi un bel casino. Però noi siamo qui per analizzare tutto quanto e poi alla fine analizzeremo anche la situazione di tutti quanti i gironi, un po' come ho fatto la settimana scorsa nella shorts, adesso lo faccio nel video perché comunque ci sta, perché è l'ultima giornata e ci sta secondo me. Allora, partendo quindi dall'italiano ovviamente, analizziamo la partita e i gironi. Allora, partiamo dall'Inter che è quella dove parlo di meno. Una partita essenzialmente inutile, nessuna delle due squadre secondo me è scesa in campo con la cattiveria di vincere, semplicemente hanno giocato, potremmo dire, un po' per divertirsi, un po' anche senza stimoli direi, e devo dire che ci sta anche, perché comunque tu in una competizione così importante hai già l'obiettivo in mano, punti semplicemente solo a quello, quindi cioè, ci sta che alla fine scendi in campo senza la cattiveria per vincere. Poi è normale che il Bayern Monaco, sono già un bel po' di anni che passa il girone a punteggio pieno, mi sembra che questa sia o la seconda o la terza volta, quindi complimenti al Bayern Monaco che in questi ultimi anni sta dimostrando una squadra veramente forte. Poi adesso il girone non è cambiato per nulla, per questo vi dicevo proprio che non c'erano stimoli, perché il Bayern Monaco prima a 18 a punteggio pieno, poi l'Inter a 10, poi il Barcellona a 7 e il Viktoria Plzen a 0. Povero Viktoria Plzen, buonissima per l'Inter la prestazione, perché vincere, o meglio passare come secondo in questo girone e vincere negli scontri diretti contro il Barcellona non era facile. Poi è normale che non ha vinto entrambi gli scontri diretti, però avere il vantaggio proprio negli scontri diretti era fondamentale, perché l'Inter ha guadagnato 3 punti sulla rivale più grande, perché io non avevo avuto nessun dubbio che il Bayern Monaco non passasse, cioè se una delle due non doveva passare e quindi doveva passare l'Inter era sicuramente il Barcellona, perché il Bayern Monaco ci ha dimostrato come negli ultimi anni si mette lì e le vince le partite nei gironi, soprattutto nei gironi. Poi è normale che va avanti e vince anche le altre, perché il Bayern Monaco in Champions League ha una mentalità secondo me superiore rispetto a quella degli altri. Poi passiamo al Milan che ha vinto 4-0 contro il Salisburgo. Questa è stata una partita che il Milan ha vinto proprio con la qualità dei giocatori, perché ha dimostrato di essere una squadra superiore proprio come con la Dinamo Zagabria, cioè il Milan l'ha sbloccata subito, è sceso con la cattiveria di vincere nonostante gli bastasse solo un punto. I risultati sono arrivati, infatti il Milan vince 4-0, bellissima vittoria da parte del Milan. Come vi dicevo prima, secondo me il Milan ha surclassato il Salisburgo in tutto e per tutto, proprio perché si è visto come il Milan avesse dei giocatori di qualità decisamente più alta rispetto a quelli del Salisburgo, perché parliamoci chiaro, non possiamo mettere a paragone i giocatori del Salisburgo con quelli del Milan. È normale che se tu prepari bene la partita, scendi in campo con la voglia di vincere, hai giocatori di qualità maggiore, la partita la vinci tranquillamente. E così effettivamente è stato. Infatti il Milan l'ha sbloccato subito dopo un quarto d'ora, quindi dopo 14 minuti precisamente, Giroud fa il primo gol, poi il Milan dilaga, quindi arriva poi anche il gol di Krunic, mi sembra subito dopo l'inizio del secondo tempo, poi arriva il gol di Giroud e alla fine il gol di Messias, che è un po' la ciliegina sulla torta, anche se comunque la partita del Milan è stata perfetta. Andando ad analizzare il girone qui, era proprio il girone che mi aspettavo, forse i risultati non erano quelli che ci si aspettava, perché alla fine noi non ci aspettavamo per nulla che il Milan andasse a perdere tutti e due gli scontri diretti contro il Chelsea e che il Chelsea perdesse contro la Dinamo Zagabria e che pareggiasse contro il Salisburgo. Poi la classifica si è messa un po' strana, diciamo in modo un po' strano in questo girone, quindi ci sta anche. Poi è normale che il Salisburgo, noi sapevamo che era una squadra molto ostica e io sapevo già che era la più pericolosa secondo me da temere in questo girone per il Milan, mettiamo in confronto magari il Salisburgo e la Dinamo Zagabria, sicuramente il Salisburgo era più pericoloso. Il Milan è riuscito a passare giustamente perché, come ho detto prima, quando tu hai giocatori di qualità, riesci a prepararla bene, scendi con la cattiveria di vincere, le partite le vinci. Poi posso anche capire che perdi entrambe le partite contro il Chelsea, forse non tanto la prima a Londra ma quella a San Siro, perché c'era l'episodio, quindi magari ci sta un po'.
E quindi comunque bella prestazione da parte del Milan, che vince meritatamente. Poi passiamo al Napoli. Napoli che riceve la prima sconfitta della stagione ad Anfield. Devo dire che la sconfitta è veramente immeritata. Cioè, va bene tutto. Cioè, accetto anche chi dice che magari il Napoli meritava di perdere. Non è per nulla il mio pensiero. Il Napoli ha giocato bene. È sceso in campo con la voglia di non vincere, ma con la voglia di gestire. Poi è normale che se ti capitano le occasioni, ovviamente provi a sfruttarle. Però il Napoli ha provato a gestire la partita. Se riusciva a vincere in questo modo, era proprio una cosa fuori di testa. Cioè, il Napoli era proprio la big più grande d'Europa se vinceva gestendo il risultato ad Anfield. Poi è normale che hanno annullato il gol ad Østigard, lì cambia totalmente la partita perché il Napoli è sfiduciato, il Liverpool prende fiducia e poi lì cambiano totalmente le sorti. Poi il Liverpool riesce a segnare il primo gol e cambia tutto. Col primo gol non solo tu prendi molta più fiducia e coraggio, ma soprattutto il modo in cui l'hai fatto, perché i gol del Liverpool sono uguali e sono entrambi fortunati, cioè nel senso che su un calcio d'angolo, colpo di testa di uno, il portiere non riesce a trattenerla, arriva un altro e la butta dentro, quindi comunque sono su dei rimpalli, su delle ribattute i gol del Liverpool e nessuno su, vabbè, alla fine sono due gol su calcio d'angolo, quindi nessuno su azione. Comunque bella partita da parte del Napoli, devo dire che è sceso comunque con carattere. Bellissima prestazione di Oliveira, peggiore in campo del Napoli e secondo me peggiore in campo un po' in generale Ndombele. Non mi è piaciuto per niente, anche se alla fine tutti hanno giocato bene, quindi comunque il peggiore in campo non è un premio proprio così brutto. Però diciamo che ha fatto la metà delle cose bene e la metà delle cose male. Non era una partita stortissima per Ndombele, nel senso che qualcosa di buono l'ha fatto, anzi molte cose buone ha fatto. Però ne ha sbagliata altrettante altre. Quindi ci sta che alla fine sia il peggiore in campo. Poi per il resto, secondo me Napoli ha giocato bene. Più che altro Alexander Arnold, Kvicha Kvaratskhelia, era un bellissimo duello. Kvaratskhelia secondo me l'ha vinto in pieno tra la sfida di Napoli e questa sfida, perché gli ha dato veramente molto filo da torcere. Poi passiamo all'ultimo, ah no, dobbiamo analizzare pure il girone con calma. Passiamo quindi ad analizzare il girone del Napoli. Allora, questo girone anche qui era quasi tutto stabilito. Poi parleremo anche di un rimontone per differenza reti, però alla fine era quello che doveva fare Liverpool e non l'ha fatto. E alla fine il Napoli si sapeva che doveva arrivare primo, nel senso che non andava a perdere 3-0 ad Anfield il Napoli. Poi è normale che gli poteva capitare la giornata storta e la partita storta, però comunque all'85esimo Spalletti ha iniziato a fare i cambi un po' per iniziare a dare un po' di esperienza ai giocatori giovani, perché l'ha capito che non poteva più arrivare secondo, quindi pure se perdeva, scialla, cioè non gliene fregava proprio niente. E quindi il Napoli, questo è secondo me la sorpresa più grande della Champions, possiamo dire lo stesso del club Brugge, possiamo dire lo stesso del Benfica, possiamo dire lo stesso secondo me dell'Inter, anche se l'Inter non era una grande sorpresa. Un po' anche dell'Ipsia, ma perché mi ha colpito il fatto che abbia vinto contro il Real Madrid. Però ci sta che il Real Madrid ogni anno perde punti ai gironi, e ha perso comunque con l'Ipsia, però li ha persi anche contro lo Shakhtar Donetsk, quindi ci sta. Quindi passando ad analizzare il girone del Napoli, sorpresa totale di questa Champions, con il 4-1 contro il Liverpool secondo me si è portato proprio come primo in classifica già ad una giornata dall'inizio, perché quando tu vinci 4-1 con il Liverpool, tu cosa fai? Primo, lanci un messaggio a tutta la Champions, dici guarda che qua il Napoli c'è. Secondo, tu batti la più grande rivale per il primo posto e la batti con 3 gol di scarto, quindi una cosa molto utile per la differenza reti. Infatti così si è rivelato alla fine. Poi comunque il Napoli è andato a vincere ad Amsterdam, ha vinto di nuovo il ritorno, è andato a vincere in Scozia e al ritorno comunque ha vinto a San Paolo. Questa piccola macchia, diciamo, nei gironi ci sta. Poi comunque il Napoli non sono i campioni del mondo, non sono come il Bayern Monaco, e quindi ci sta che non vinca tutte le partite. Però veramente bellissima la stagione del Napoli in Champions League e anche in campionato ovviamente. Se ho deciso di dargli un voto, gli do un 9 e non un 10, 9 e mezzo, perché comunque non ha, cioè se sono 6 partite una la perdi, non ti meriti sicuramente il 10, però comunque bellissima prestazione del Napoli in tutte le partite di Champions. Poi passiamo all'ultimo girone, ovvero quello della Juve. Questo è un girone veramente scandaloso per me, cioè se guardi il risultato finale, perché vedo Benfica prima a 14, il PSG secondo a 14, la Juve terza a 3 punti e il Maccabi Haifa
quarto a 3 punti. C'è da dire poco, la Juve è una delusione totale, perché se in campionato tu i punti li puoi recuperare perché ci sono tante partite, qua tu ne hai 6 di partite, ne perdi una, ok, perché contro il PSG a Parigi ci sta a perderla. Perdi la seconda contro il Benfica in casa, bruttissima batosta, già lì capisci che qualcosa non va, però puoi ancora passare, basta che vinci semplicemente contro il Benfica al ritorno, vinci contro il Maccabi Haifa, devi vincere di nuovo contro il Maccabi Haifa, vai a perdere contro il Maccabi Haifa e là hai perso totalmente il girone. Poi è normale che perdi 4-3 col Benfica in Portogallo e quindi là capisci che è tutto andato e te la vuoi solo lottare per l'Europa League. Tra l'altro qua c'è una storia incredibile su queste partite, perché la Juve, il Maccabi Haifa stava pareggiando e la Juve stava pareggiando al primo tempo. Poi il Benfica rientra con la voglia di vincere e vince 6-1. Il PSG anche vince, però il PSG pensava giustamente, vedendo l'1-1 al primo tempo, che il Benfica per passare doveva avere 5 di differenza reti in più, se il PSG vinceva ovviamente, quindi il Benfica doveva fare 5 gol di scarto in più, e hanno detto al primo tempo è impossibile, e infatti lo stesso Donnarumma ha dichiarato che poi l'ha scoperto solamente dopo che in realtà loro avevano perso il primato nel girone. L'hanno scoperto solamente dopo la partita, nonostante il gol del Benfica sia arrivato al 92esimo. Galtier e gli altri giocatori, Verratti, hanno provato a dare un segno alla squadra che dovevano segnare un altro gol, ovviamente, però là non lo capisci perché là pensi che hai già la vittoria in pugno. Però a parte questa storia la carina, per il resto Maccabi Haifa, bella sorpresa, dico sorpresa perché se l'è giocata in un girone di ferro, perché io sapevo che il Benfica era pericolosissimo in questo girone e se l'è giocata, ha vinto quella contro la Juve che comunque non è facile, però in Egitto, la trasferta in Egitto era veramente insidiosa, poi non voglio dare scusanti alla Juve perché gli alibi non ce ne sono per la Juve. E dopo questo andiamo ad analizzare poi gli altri gironi molto velocemente. Gruppo B, Porto primo a 12, Club Brugge secondo a 11, il Leverkusen terzo a 5, l'Atletico Madrid quarto a 5. Poco da dire anche qui, delusione totale l'Atletico, io me l'aspettavo primo e è una delusione, effettivamente è una delusione, però c'è anche da dire che secondo me è andato un po' storto all'Atletico questo girone, cioè le partite che ha giocato sono andate veramente storte. Io dico la verità, non ho visto le partite, ho visto semplicemente gli highlights, ho visto solo l'ultima partita dell'Atletico, però veramente gli è andato tutto storto a questo Atletico, cioè a parte l'episodio contro il Leverkusen che è una cosa pazzesca. Non so se avete visto la partita contro il Porto che è stata proprio una, non dico uno scandalo, ma gli è girato tutto male a quel povero Atletico e quindi là ci sta che poi arrivi qui quarto. Però per il resto Club Brugge vera sorpresa, alla fine con il Napoli e con le altre vere sorprese che vi ho elencato prima è una delle rivelazioni. Per il resto il Porto si conferma e Leverkusen che ruba all'Atletico il posto in Europa League, anche se io me l'aspettavo onestamente che arrivasse in Europa League Leverkusen. Poi passiamo al gruppo D, Tottenham 11, Francoforte 10, Sporting 7, Marsiglia 6. Qua c'è tanto di cui parlare perché dobbiamo dire due cose principalmente, cioè alla fine dobbiamo analizzare per lo più le partite, cioè Eintracht Sporting con il Francoforte che alla fine ha lottato per vincere e l'ha vinta e quindi è passato, e poi Tottenham Marsiglia con una partita tutta particolare perché il Marsiglia mi sembra che stava vincendo 1-0, poi il Tottenham riesce a pareggiare, poi il Marsiglia si sbilancia perché pensava che il pareggio non gli bastasse per passare il turno, perché gli avevano comunicato che il pareggio non gli bastava, alla fine hanno attaccato, ripartenza e il Tottenham ha segnato. Morale della favola, se il Marsiglia pareggiava, andava in Europa League. Il Marsiglia puntava secondo me ad andare in Europa League in questo girone, perché era difficile passare comunque come seconda, però la cosa pazzesca è che proprio ci sono stati un sacco di errori di comunicazione in queste partite di Champions League, prima con il PSG col Benfica, poi questo con lo Sporting, cioè con il Marsiglia, contro il Tottenham, mi sono stati un bel po' di episodi da analizzare attentamente. Qui io vado velocissimamente. Real Madrid prima a 13, Lipsia 12, Shakhtar Donetsk 6, Celtic 2. Il girone è proprio che mi aspettavo. Infatti mi aspettavo anche che Real Madrid perdesse dei punti. Onestamente non mi aspettavo che Lipsia arrivasse solamente a una lunghezza dal Real Madrid, perché comunque 13-12 è stato un girone comunque combattuto. Però il Real Madrid è il Real Madrid, cioè non c'è tanto da fare. Poi è normale che
lo Shakhtar Donetsk, io lo sapevo già perché è tradizione che il Real Madrid perde punti con lo Shakhtar Donetsk. Povero Celtic, che comunque ha fatto 2 punti, che non è male, perché comunque il girone era tosto, però GG. Poi passiamo all'ultimo girone, ovvero a quello che vede il Manchester City prima a 14, il Borussia Dortmund secondo a 9, il Siviglia terzo a 5, il Copenaghen a quarto a 3. Anche qui secondo me c'è poco da dire, vado veloce, mi aspettavo proprio questo girone, il Manchester City si è dimostrato superiore, un Erling Haaland che non ve lo dico, non ve lo devo neanche dire cosa fa Erling Haaland, mentre per quanto riguarda la lotta Borussia Dortmund-Siviglia, secondo me ha vinto la rosa che se l'è meritata di più, sia per la qualità dei giocatori, sia perché ha avuto comunque una voglia maggiore, secondo me, negli scontri diretti, perché alla fine, secondo me, la cosa decisiva in queste partite e in questo scontro Dortmund-Siviglia sono stati gli scontri diretti. Poi Copenaghen in quarto, che non poteva fare niente, secondo me, in questo girone. Dunque questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, invito sempre a lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale, noi ci vediamo con il prossimo video, ciao!